visto che nella mia città, la città di Monza, era previsto con l'accordo del sindaco della città, che è un esponente del Partito Democratico, lo svolgimento del forum internazionale dell'UNESCO. Per questioni interne, evidentemente al Partito Democratico e al congresso che hanno a breve, si è pensato bene di fare in questo provvedimento una sorta di marchetta, perché il forum dell'UNESCO da Monza viene spostato a Firenze. Io non ho assolutamente niente contro Firenze, anzi ben venga anche Firenze, però non si capisce perché, per problemi interni al Partito Democratico, deve rimetterci Monza e deve essere spostato il forum dell'UNESCO e i relativi 400.000 euro di finanziamento per far contento il sindaco di Firenze, che guarda caso verosimilmente potrebbe essere il nuovo segretario del Partito Democratico. Quindi io invito i parlamentari lombardi del Partito Democratico a battere un colpo, a dire qualcosa, ai parlamentari lombardi e brianzoli che vengono scippati dell'evento, che perdono il finanziamento e che soprattutto dovrebbero dire qualcosa di più di quello che hanno detto finora, e cioè: però presentiamo un ordine del giorno. Ah beh, allora Monza e la Lombardia sono assolutamente soddisfatte. Io penso che in questo paese sia venuto il momento di non scippare più i territori di eventi programmati, ma di finalmente fare l'interesse dei territori a prescindere dalle beghe di partito. Un'ultima cosa, siccome qualcuno adesso mi risponderà: no, vai tranquillo, il forum dell'UNESCO a Monza lo facciamo l'anno dopo, nel 2015. Peccato che l'UNESCO organizza eventi ogni 2-3 anni e non una volta all'anno. Quindi per favore non prendete per il sedere me, ma soprattutto i cittadini monzesi, brianzoli e lombardi per le marchette interne del Partito Democratico.